La cultura è utile. La cultura serve. Non è polverosa come un reperto archeologico in un museo, né noiosa come la maggior parte di noi si ricorda le lezioni scolastiche. Insomma, ce lo sentiamo dire spesso che la cultura è utile davvero. Ma quanto davvero ne facciamo esperienza? Ecco, se ne può fare esperienza, sempre con difficoltà, che oggi andremo anche a sviscerare, grazie al non profit. Quindi andiamo subito a conoscere l'ospite di oggi, che in Italia è uno dei massimi esponenti del lavoro culturale legato al terzo settore. Quindi iniziamo subito questa nuova puntata. Io sono Elena Inversetti e insieme a Giulia Barbieri di Non Profit Factory vi do il benvenuto a Milano Non Profit. Benvenuta Marianna Martinoni, consulente in fundraising di cultura e fondatrice di Terzo Filo. Insomma, grazie di essere qui con noi. Lascio anche subito la parola a Giulia Barbieri qui in studio per iniziare a capire davvero in modo veramente concreto, perché il tuo lavoro è molto concreto, anche se la parola cultura ancora spesso nel percepito della maggior parte di noi sembra un po' aleatoria, sembra un po' sfuggente oppure noiosa, ecco. Invece oggi scopriremo che non è così, giusto Giulia? Assolutamente, ben trovati a tutti. Ciao Marianna, ben trovata e grazie di essere qui con noi oggi. Sì, assolutamente. Marianna è un'esperta in materia, quindi sarà molto interessante sicuramente con lei approfondire il tema dell'importanza del fundraising per la cultura, perché insomma, si sono fatti passi in avanti, diciamo Marianna, no? Negli ultimi anni, ma c'è ancora molto, molto lavoro da fare. Sicuramente insomma, è un settore che ha grandi spazi e possibilità di crescita. Che ci dici dal tuo osservatorio? Ecco, poi ognuno, no, di noi ha il suo osservatorio, ha le proprie esperienze, però sicuramente il tuo è importante, quindi magari capire anche come l'evoluzione in questi anni del fundraising per la cultura. Grazie Elena, grazie Lucia. È un piacere essere qui con voi oggi e soprattutto poter parlare di questo argomento che, come sapete, è diventato da anni il centro del mio lavoro come consulente a fianco delle organizzazioni del settore artistico e culturale che vogliono fare fundraising. Come diceva giustamente Giulia, io ho avuto l'opportunità di vedere grandi cambiamenti in questi 20 anni di professione. Quando ho cominciato a occuparmi di fundraising all'inizio degli anni 2000, erano veramente da contare sulle dita di una mano le organizzazioni culturali, e quando parlo di organizzazioni culturali intendo musei, teatri, biblioteche, associazioni culturali o fondazioni culturali. Erano poche, dicevo, quelle che erano interessate in qualche modo a completare le proprie strategie di sostenibilità anche attraverso il coinvolgimento di sostenitori privati, cittadini, aziende o enti filantropici. Cosa è successo nell'arco di questi 20 anni che effettivamente ha in qualche modo cambiato la situazione, penso in modo irreversibile? Ci sono stati principalmente due momenti che potrei individuare in questa timeline ideale che ci divide appunto dall'inizio del millennio. Una prima fase ha visto nel nostro paese una sostanziale riduzione nell'arco di 10 anni di quelli che erano i contributi pubblici al settore culturale. Quando parlo di contributi pubblici, parlo di contributi pubblici a tutti i livelli, quindi Ministero della Cultura, Fondo Unico per lo Spettacolo, Regioni, non parliamo neanche delle province che, come sapete, avendo cambiato ruolo, hanno veramente ridotto quasi a zero i propri contributi, comuni, camere di commercio.
Ecco, e in questo arco di tempo, quindi diciamo dal 2005 al 2015, c'è una prima graduale contrazione dei finanziamenti alle arti e alla cultura, su cui le organizzazioni culturali di tutte le dimensioni e tutti i territori basavano la maggior parte dei propri bilanci, insieme ovviamente a quelle che possono essere le entrate proprie di un'organizzazione culturale. In questa prima fase le organizzazioni culturali italiane hanno cominciato con una certa ritrosia, se volete, a prendere atto che questa situazione di progressivo ridursi del finanziatore, del ruolo del finanziatore pubblico non sarebbe stato solo un momento, ma sarebbe stato una caratteristica che continuava a farsi sempre più presente di anno in anno. Quindi quelle più resilienti, diremo oggi con una parola che abbiamo imparato ad usare, hanno cominciato un po' alla volta ad affiancare all'interno delle proprie strategie di sostenibilità anche l'idea di coinvolgere effettivamente con strumenti sempre più professionali, privati cittadini, aziende, anche al di là del meccanismo tradizionale della sponsorizzazione, e fondazioni e enti filantropici. C'è stato poi un altro momento che ha decisamente forzato, se volete, accelerato questo processo, che è stato il Covid. Le prolungate chiusure a cui hanno dovuto sottostare la maggior parte delle organizzazioni culturali italiane nel corso dell'emergenza pandemica hanno ovviamente di nuovo modificato il loro funding mix, togliendo per diversi mesi quella che è l'entrata core di un'organizzazione culturale, quindi quella che deriva da bigliettazione, visitatori, spettatori, attività in presenza. Poche sono state le organizzazioni culturali che hanno saputo velocemente riproporre attraverso il digitale anche attività a pagamento. Quindi di fatto nel loro bilancio si è creato un ulteriore buco importante che molte organizzazioni culturali hanno cominciato a pensare di colmare in parte anche attraverso attività di fundraising. Quindi l'iniziale ritrosia delle organizzazioni culturali italiane a coinvolgere donatori privati facendo anche attività di fundraising, in questi due momenti si è in qualche modo ridimensionata, se volete, un po' torto collo, nel senso non è stata proprio un'attività che hanno fatto volentieri, e questo si può ancora leggere nella difficoltà che hanno molte organizzazioni culturali di chiedere sostegno a soggetti esterni. Però un po' alla volta stiamo vedendo effettivamente modificarsi il panorama nazionale, e ovviamente con grandi differenze come al solito sul territorio italiano, e anche con grandi differenze tra i grandi centri e i piccoli centri. Però ci sono stati alcuni fenomeni dal punto di vista dell'adozione di strumenti di fundraising che oggi le organizzazioni culturali possono usare, che hanno in qualche modo aiutato le organizzazioni culturali a fare fundraising in modo sempre più professionale. Tra gli strumenti citerei sicuramente il crowdfunding. Il crowdfunding, come forse sapete, comincia effettivamente sempre nell'arco di questi 20 anni ad avere un ruolo sempre più importante per molte organizzazioni no profit e anche per le organizzazioni culturali, che paradossalmente vedono meno difficile pensare di sollecitare, di coinvolgere le proprie community, quindi quella parte delle proprie audiences che sono più vicine, più legate all'attività, alla mission dell'organizzazione, che ne condividono il valore e che quindi potenzialmente sono anche pronte ad attivarsi nel momento in cui vengono coinvolte, chiedendo anche loro un sostegno di tipo economico. Quindi il crowdfunding è sicuramente uno strumento nella cassetta degli attrezzi delle organizzazioni culturali italiane che oggi vogliono fare fundraising, che offre la possibilità di fare dei test immediati, capendo quindi qual è la propensione al dono per determinate progettualità, ma anche capendo qual è la temperatura della relazione che effettivamente l'organizzazione culturale ha con determinati gruppi all'interno dei propri pubblici. Se guardiamo quello che è successo in questi anni, un dato interessante, per esempio, esce dall'analisi delle 6 edizioni del premio Rete del Dono per la Cultura, che in questi anni ha
coinvolto veramente tante organizzazioni di tutte le dimensioni, di tutti gli ambiti, e che ha dimostrato che effettivamente dotate delle giuste competenze, perché questo ovviamente è un mestiere che non si può improvvisare, anche le organizzazioni culturali sono in grado di raggiungere dei risultati interessanti dal punto di vista del coinvolgimento della community e della raccolta fondi. Un altro strumento che, se volete, ha aiutato le organizzazioni culturali a essere meno in difficoltà nel chiedere un sostegno sono stati i per mille destinati al settore culturale. Forse sapete che all'interno dei per mille, che come contribuenti possiamo decidere di destinare in sede di dichiarazione dei redditi a specifiche tipologie di organizzazioni, ce ne sono alcuni che sono o sono stati in particolare dedicati al settore culturale. Dal 2017 in particolare esiste un 5 per 1000 che si può destinare anche alle organizzazioni culturali, non tutte, ovviamente quelle che si occupano prevalentemente di conservazione del patrimonio, ma comunque, oppure che hanno una determinata forma giuridica, che è comunque uno strumento che effettivamente permette, no, di coinvolgere le persone senza chiedere loro un esborso aggiuntivo, perché è comunque una parte delle nostre tasse che daremo direttamente allo Stato. C'è stata anche un'ulteriore esperienza, purtroppo ad oggi non ripetuta, che in 2 anni, in particolare nel 2016 e nel 2021, ha permesso al contribuente di destinare all'organizzazione culturale il 2 per 1000 alla cultura. Si è trattato di un ulteriore 2 per 1000 che si affiancava al già noto 2 per 1000 per i partiti politici, che è stato possibile utilizzare da parte di quelle organizzazioni culturali che avessero forma di associazione culturale, che avessero più di 5 anni di attività e che avessero la cultura nella propria missione. Attraverso questo 2 per 1000 alla cultura ci siamo resi conto che effettivamente c'è tutta una parte di cittadini che sarebbero pronti a sostenere le attività delle organizzazioni culturali, soprattutto quelle, se volete, di media e piccola dimensione, che costituiscono però il sottobosco vivo e vivace delle nostre realtà culturali, anche attraverso un piccolo contributo, quindi il proprio 2 per 1000, laddove questo non vada in competizione, no? In concorrenza con altre cause a cui sappiamo bene le persone preferiscono destinare il 5 per 1000, e mi riferisco ovviamente alla ricerca sanitaria, alla ricerca scientifica, piuttosto che alle cause sociali sentite come più urgenti rispetto a una causa culturale. Proprio da questo... No, molto interessante, grazie Marianna. Volevo subito, no, agganciarmi a te, magari un po' rafforzando questo tema, magari lanciando, no, anche un appello che sicuramente, insomma, è condiviso appunto affinché il 2 per 1000 venga reintrodotto il prossimo anno. Quindi questo è il periodo in cui il governo fa questo tipo di valutazione, quindi credo che tutti noi che lavoriamo nel settore sappiamo, appunto, come spiegavi te, l'opportunità 2 per 1000, ma auspichiamo e chiediamo che venga reintrodotto il 2 per 1000, visto che è una misura che non è stata stabilizzata, speriamo verrà stabilizzata, intanto chiediamo che venga reintrodotta per la prossima dichiarazione dei redditi. Assolutamente, Giulia, come Associazione Italiana Fundraiser abbiamo fatto negli anni scorsi diversi anche appelli, anche appunto in questo periodo dell'anno, che è quello in cui forse si possono effettivamente prendere decisioni che poi diventano esecutive nel momento in cui si approva il bilancio. Quindi è importante riportare all'attenzione del legislatore anche questo aspetto. È uno strumento che aiuterebbe veramente tantissimo le organizzazioni culturali, le associazioni culturali in questo caso, a riprendere, no, quel contatto con la propria community, anche attraverso la richiesta di un contributo che non è necessariamente una donazione in questo senso. Marianna, no, avevi, continua pure, perché l'ultima cosa che voglio dire per completare il quadro degli strumenti che hanno in qualche modo veramente aiutato il settore, no, a prendere anche consapevolezza e coraggio, e questo strumento ci è stato dato dal legislatore nel 2014, parlo dello strumento cosiddetto Art Bonus. Che cos'è Art Bonus? Art Bonus è un beneficio fiscale veramente molto rilevante,
si tratta di un credito d'imposta del 65% sulle donazioni fatte sia da privati cittadini che da aziende che da enti filantropici, che viene restituito nei 3 anni successivi alla donazione. Questo beneficio fiscale, che pensate è uno dei più importanti attualmente esistenti in tutta Europa, è a disposizione di un novero di organizzazioni culturali, non tutte. Si tratta prevalentemente di organizzazioni pubbliche, quindi che gestiscono patrimonio pubblico, luoghi della cultura pubblica, enti dello spettacolo che un po' alla volta sono, ovviamente finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo, che un po' alla volta sono entrati nella lista dei beneficiari, e quindi questo strumento permette di coinvolgere donatori privati, aziende e enti, dando loro, se volete, un importante, tra virgolette, risparmio, no, sulla loro donazione. E questo strumento per le organizzazioni culturali che oggi lo hanno a disposizione diventa una potenziale leva molto forte attorno alla quale costruire una vera e propria strategia di raccolta fondi. Sappiamo infatti che il beneficio fiscale non fa il donatore, ma quello, il fatto di avere a disposizione un beneficio fiscale tanto irrilevante, tanto importante, se costruiamo una strategia di fundraising, una strategia di coinvolgimento adeguata, può diventare veramente uno strumento potentissimo. E su questo anche è importante far conoscere, ecco, a tutte le organizzazioni che in potenza lo possono usare, quali sono le possibilità. Tutto molto chiaro e molto utile, cioè dato degli strumenti oggettivi, concreti, che funzionano. Quindi è proprio questa la mia domanda, Marianna. In questo contesto oggettivamente complesso, in cui uno potrebbe dire, io mi sento impotente, io organizzazione culturale, ma anche io cittadino che vorrei che la mia comunità, il mio territorio fossero animati da iniziative culturali utili, con un impatto oggettivo nella società, però ci sono altre urgenze, però è difficile, però, tu che lavori e tieni botta da 20 anni in questo settore, dici, andando un po' verso la conclusione di questo incontro, dove vedi, anche rispetto alle cose che fai, perché so che ne hai fatte, ne fai veramente tante, tu vedi dei risultati, o ce ne racconti uno, oppure insomma scegli tu come non tanto rincuorarci, ma come, ecco, riattivarci. Sì, allora direi che soprattutto il consiglio va dato alle organizzazioni culturali. Gli esempi virtuosi di questi anni ci danno 3 indicazioni fondamentalmente. Le organizzazioni culturali che hanno successo nel fare attività di fundraising, quindi nel coinvolgere sostenitori privati, sono quelle che sono in grado di spiegare chiaramente chi sono, cosa fanno e per chi. Nel senso che molte organizzazioni culturali danno per scontato, no, che cos'è il ruolo di un teatro, di un museo, di una biblioteca. Ecco, laddove l'organizzazione culturale riesce invece a raccontare chiaramente a tutti i pubblici, anche potenzialmente ai nuovi pubblici, sia dal punto di vista dell'età che della provenienza, no, geografica. Oggi la nostra società è sempre più formata da comunità diverse. Le organizzazioni che fanno questo riescono effettivamente già ad avere un livello di coinvolgimento maggiore delle proprie community e quindi potenzialmente hanno maggiore possibilità di successo. Seconda cosa, essere trasparenti e raccontare l'impatto che anche un'attività artistica culturale è in grado di generare sulla comunità, sul territorio di riferimento. Parlo di un impatto che va al di là ovviamente di conservare il patrimonio o essere, diciamo, parte della storia, no? E dell'identità di un paese, ma parlo di impatto che ha a che fare con inclusione, piuttosto che povertà educativa, piuttosto che benessere, piuttosto che salute. Ecco, ci sono sempre più ricerche che dimostrano che le attività culturali e artistiche sono in grado di generare questo tipo di impatto se condotte con quest'ottica. E infine non aver timore di chiedere, perché se siamo i primi a non sollecitare le nostre community, molto difficilmente i cittadini capiranno che c'è un bisogno e che si possono attivare anche attraverso strumenti semplici per donare e per sostenere, e magari anche con importanti incentivi fiscali.
Grazie mille davvero Marianna, sicuramente questa non sarà l'ultima volta che ci incontreremo, perché questo argomento è davvero ampio e merita importante attenzione. Andrei alla conclusione di questa puntata lasciando l'ultima parola a Giulia. Grazie, grazie Elena, grazie Marianna. Sì, a proposito di fundraising per la cultura, ecco, mi faceva piacere, insomma, raccontare brevemente e anche, no, condividere l'esperienza della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, con cui collaboro da alcuni anni, perché credo che in questo settore sia stata visionaria nell'introdurre il fundraising. È tutto merito di Loretta Veri, che lo ha introdotto, integrato nell'organizzazione, e soprattutto facendo un lavoro specifico sugli individui, quindi curando le relazioni con le persone e facendo quindi sì che poi ci siano delle donazioni, un sostegno continuativo da parte delle persone. E riagganciandomi proprio a quello che diceva Marianna, questo è stato anche importante poi nel periodo della pandemia, perché quando comunque si ha una comunità di persone che ci sostiene e ci conosce, continua a farlo anche quando magari poi vengono meno altre entrate, perché appunto l'Archivio Diaristico Nazionale è una fondazione, è un archivio che raccoglie scritti di persone comuni, che sono quindi diari, manoscritti, autobiografie, ma anche il piccolo museo del diario, che vi invito assolutamente a vedere, perché è un gioiello nell'Appennino tosco-emiliano, e proprio in quel periodo della pandemia, come tutte queste organizzazioni, come tutte queste attività, è stato chiuso. Quindi, però, nonostante la chiusura, l'attività anche di fundraising e di coinvolgimento dei donatori che era stata fatta in passato ha permesso all'organizzazione comunque di resistere al periodo difficile della pandemia. Quindi questo ci dimostra, no, quanto è importante investire nel fundraising e anche su strumenti diversi, perché anche, ecco, l'archivio dei diari ha investito sul 2x1000 come strumento, e anche con loro abbiamo visto che è assolutamente una grande opportunità, e per questo la fondazione insieme all'associazione Promemoria è promotore di l'iniziativa, insomma sostiene il 2x1000, e soprattutto che venga confermato rinnovato dal governo. Grazie mille, dunque, insomma, a prestissimo. Intanto invitiamo chi ci segue a condividere questo incontro che trovate sul sito di Milano News, sui social di Milano News e di Non Profit Factory. Grazie mille Marianna, a presto e buon lavoro.